La mafia italiana è sempre stata attivissima in America del Sud, ma data la situazione di instabilità fra Venezuela e Colombia, con un paese sull'orlo dell'implosione sociale da un lato e una nazione che si avvia a complicate elezioni politiche e presidenziali dall'altro, ne sta approfittando? Siamo andati a chiederlo ad Antonio Nicaso, studioso di fama mondiale dei fenomeni criminali e uno dei papà della serie televisiva Bad Blood, uno dei maggiori successi della stagione, che ci spiega cosa rappresenti il Venezuela per la mafia. All they wanted our action for years. They tried to wipe out the family, including you. What do you think? The time for diplomacy is over. Il Venezuela è sempre stato un luogo di incontro e di scambi per quanto riguarda l'Andrangheta. Negli anni 90, proprio in Venezuela, nell'isola Margherita, si sono saldate delle alleanze con esponenti della famiglia Contreras Caruana e quindi si è cominciato ad organizzare i primi grandi traffici che partivano dal Brasile. Venezuela è stata anche un luogo di investimento perché ha in certo momento, in un momento particolare, ha favorito appunto gli investimenti di chi aveva soldi e di chi aveva la possibilità di investire, questo prima del chavismo. Venezuela è stato anche un luogo da cui trattare grosse partite di cocaina, soprattutto in quei paesi al confine tra Colombia e Venezuela. Mi viene in mente Roberto Pannunzi, che è stato un grande broker dell'Andrangheta, che viveva in un paesino al confine con la Colombia. Era molto facile poter vivere in Venezuela al confine con la Colombia, andare in Colombia e trattare delle grosse partite di cocaina e poi rientrare in Venezuela, dove non c'erano accordi bilaterali di cooperazione tra polizia, e questo stratagemma è stato utilizzato da tantissimi broker che appunto vivevano quasi senza pericolo di poter essere arrestati. La criminalità organizzata in questo frangente storico sta investendo in Venezuela? In questo momento certo non è facile pensare di investire, però è molto facile acquistare, e quindi chi ha disponibilità economiche riesce in un certo senso ad acquistare delle proprietà, dei beni immobiliari a prezzi molto bassi. E cosa succede nella vicina Colombia? Il processo di pace, che cambiamenti ha portato alla situazione? Tutte questi tentativi per porre fine alla guerra civile non hanno risolto il problema nella sua interezza. La stessa cosa è successa con le FARC, che dopo aver ceduto le armi e trovato un accordo con il governo, c'è stato un gruppo di irriducibili che hanno cambiato nome e adesso si chiamano Autodefensa Gaetanista e continuano a fare affari con chi si approvvigiona di cocaina proprio dalla Colombia. Ma come funziona esattamente il mercato e come si comportano le organizzazioni criminali, ad esempio l'Andrangheta? C'è sempre chi continuerà a gestire quelle attività e cercherà naturalmente degli interlocutori, i cosiddetti broker delle organizzazioni criminali, i broker dei cartelli messicani, ma soprattutto l'Andrangheta, che oggi è presente fisicamente in Colombia, con uomini che vivono, che si sono sposati in Colombia, che hanno famiglie in Colombia e che riescono a spuntare ancora oggi i prezzi migliori. Da alcune intercettazioni addirittura è venuto fuori che l'Andrangheta è in grado di acquistare un chilo di cocaina nella selva colombiana per l'equivalente di 1.000 euro, quindi siamo di fronte a prezzi stracciati rispetto a quelli di mercato, e questo significa che l'Andrangheta continua ancora ad essere solvibile e credibile, perché ha una reputazione importante che nasce dalla particolare struttura organizzativa, il fatto che nell'Andrangheta ci siano meno pentiti, il fatto che l'Andrangheta non abbia mai lasciato debiti insoluti, e questo naturalmente porta l'Andrangheta ad essere fortemente presente in Colombia. Antonio Nicaso, esattamente che cosa serve per vincere la guerra contro il narcotraffico?
i cocaleros in Bolivia, in Perù e in Colombia non hanno la possibilità di avere un'alternativa, una coltura alternativa, quindi una produzione diversa. E allora bisognerebbe cercare di investire in colture alternative, magari garantendo un'integrazione del mancato guadagno, ma il problema è poi diventa economico, geopolitico. Se la Colombia comincerà a produrre grano e lo potrà fare con raccolti 2 o 3 volte l'anno, viste le condizioni climatiche, poi il grano prodotto in Colombia andrà probabilmente a competere con quello prodotto nel Texas e quindi creerà degli squilibri. C'è la volontà politica di combattere la coltivazione di foglie di coca e di sostituirla con altre colture. Se ci fosse questa volontà politica, si potrebbe trovare un accordo a livello di Nazioni Unite e quindi cercare di favorire colture alternative. Però il problema non possiamo risolverlo soltanto sul piano militare.